venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui con me. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Ah! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo nessuno? Un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io, ma il cottage era sparito. Tesoro, sono tornato! Sono qui, amore! Com'è andata? Mai visto un tempaccio così! Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto! Ehi, splendore! Sarà una lunga notte, ma queste foto sono bellissime! Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Il caffè è su? Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Beh, la scorsa notte ne eri convinto. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia. L'ultima volta era lui. Era un addio tardivo. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta, ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia... Una volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! Alan, controlla la cassetta dei fusibili! Lo sto facendo, tesoro, tranquilla! Presto, ti prego! Sono qui, piccola. Sto bene, sto bene. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto.